Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Sono tuo Matteo Aldamonte. Ciao, ciao, ciao Matteo. A tutti. Stagione che comincia ad entrare nel vivo perché agli impegni previsti già dal calendario del massimo campionato della Serie A Beretta si è cominciato a giocare anche in A2 e presto, insomma, opereremo anche un focus completo. Attendiamo che parta anche il girone C. Sono cominciati anche gli impegni di Coppa per le squadre italiane e bisogna dire che sono cominciati anche nella, verso desiderato, insomma, nel modo migliore, perché Raimon Sassari ha centrato il primo obiettivo stagionale. È stato un verso che non vedevamo anche da un bel po' di tempo, questo va detto per le squadre italiane al maschile in modo particolare. È arrivato il passaggio del turno, eliminato il Due de Lange con Sassari, che dunque accede al secondo turno e lo fa nella maniera migliore perché ha ribaltato la sconfitta dell'andata. Parleremo ovviamente dell'impresa della Raimon Sassari, lo faremo tra pochissimo, lo faremo in compagnia di Pippo Cocuzza, tecnico del team Sardo. Ora però riflettori puntati sulla Serie A Beretta, che anche senza Raimon Sassari impegnata nello stesso weekend in Coppa ha visto sul campo confermare alcune delle sensazioni che già erano emerse nel corso dei primi 60 minuti. Si continua a confermare innanzitutto con Versano, che ha vinto a Siracusa, e poi sì, le sensazioni sono quelle che dicevamo: Fasano, Bressanone hanno continuato a far punti, hanno vinto in maniera anche abbastanza netta, autorevole. Bressanone adesso giocherà una partita importante proprio contro Sassari, sono due squadre che si affrontano e stanno tutte e due molto bene, almeno per quanto visto nei primi 120 minuti. Sassari ne ha giocati, anzi ne ha giocati di più, esattamente. Però sì, il campionato entra nel vivo. Vediamo com'è andata e vediamo soprattutto quello che ci aspetta nel prossimo fine settimana. Chi bene aperti sabato, perché c'è una Raimon Sassari Bressanone che, pur essendo solo la terza giornata, fa già tremare vene e polsi in Serie A Beretta. Si affrontano due delle principali antagoniste di Conversano e accadrà tutto al Pala Santoro, il luogo dove i sardi nel weekend hanno conquistato il passaggio al secondo turno della European Cup battendo i lussemburghesi del Due de Lange. Stanno bene i rossoblù di Cocuzza, ma stanno bene anche i brissinesi, che hanno intanto superato l'ostacolo Cassano Magnago in trasferta. Il 25-18 della Palatacca si traduce nel secondo risultato utile consecutivo per gli altoatesini. Nel programma della terza giornata si ritaglia uno spazio rilevante anche il match tra Trieste e Junior Fasano. Per gli alabardati debutto al Chiarbola, nella casa dove la squadra di Freddy Radojkovic andrà a caccia di rinnovata serenità dopo la cocente sconfitta per la prestazione più che per il 25-20 finale maturata sul sempre insidioso campo del Bolzano. Al contrario, Fasano ha iniziato nel migliore dei modi, liquidata col punteggio di 30-24 anche la neopromossa Carpi in un match nel segno di Carlo Sperti, autore di 11 reti. Troppo presto per parlare di playoff o playout, ma la sensazione è che in secchia rubiera Team Network Albatro si possa giocare per segnali già rilevanti in chiave salvezza. Entrambe sono a secco di punti. Gli emiliani non hanno brillato a Merano, 36-19 al termine, mentre gli aretusei si sono arresi in casa contro la corazzata Conversano. Miglior marcatore in Sicilia Alessio Moretti con 6 reti. E proprio per il terzino, ora in maglia bianco-verde, in arrivo il secondo flashback della stagione. Dopo la sfida di Supercoppa, lui, Possamai e Saitta si preparano a ricevere la visita del Cassano Magnago, la loro ex squadra, sul parquet del Pala San Giacomo. Allora, il servizio di Matteo Aldamonte su quello che è stato e su quello che sarà. È stato anche quello appena trascorso, il weekend del debutto in campionato del Trieste, no? Che aveva saltato la prima giornata, ricordiamo 13 le squadre allenate ai nastri di partenza. Ci si attendeva forse qualcosa in più dal team di Freddy Radojkovic. Sì, non ha brillato Trieste. Va detto che ha debuttato su un campo difficile, perché ha debuttato a Bolzano. Bolzano che aveva perso la prima partita, quindi era anche piuttosto arrabbiata, no? per la sconfitta contro il Pressano. Bolzano che per la prima volta nelle ultime stagioni parte, diciamo così, dalla seconda fila e non in pole position. Forse questo potrebbe anche favorire la squadra di Sporci. Sì, perché ha una tranquillità maggiore rispetto agli ultimi anni in cui partiva effettivamente sempre con la pressione di chi doveva vincere e se perdeva aveva fallito. Quindi questo è vero. E per quanto riguarda Trieste, ripeto, non ha brillato, però Trieste adesso torna al Chiarbola, ha un'altra partita molto delicata perché giocherà contro Fasano ed è una partita quella da non sbagliare. Ascoltiamo Nocelli, uno dei nuovi acquisti del Trieste nel dopo partita della gara contro Bolzano, e il tecnico dei bolzanini Maro Sporcic.
Siamo venuti qua con l'intento di giocarcela. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile perché il Bolzano veniva comunque da una sconfitta, da una partita difficile come Bressano, e avevano voglia di riscatto. Quindi sapevamo di venire qua a dover giocare a pallamano e a provare a portare a casa almeno uno o due punti. Voi comunque siete una squadra nuova, tra il resto con tanti innesti nuovi a Trieste, è arrivato il nuovo allenatore, sicuramente nell'arco della stagione non avete che dovrete migliorare, insomma. Sì, sicuramente questo è il primo passo, la prima partita. Da qui dobbiamo partire e pensare partita dopo partita, migliorare e cercare di arrivare al massimo livello possibile e cercare di amalgamarci il più possibile, perché è quello che un po' manca alla squadra, perché appunto, come detto, siamo tutti nuovi e cercheremo di fare il possibile per arrivare nelle posizioni più alte della classifica. Io non direi che 7 giorni fa... Cioè, non so cosa era tanto da criticare, era una partita appena ultimi 10 minuti contro Bressano, molto equilibrata. Allora sì, le critiche ci saranno sempre, però penso che la squadra anche a Bressano ha fatto una buona partita. Oggi era solo continuo di questo lavoro, abbiamo affrontato un avversario molto tosto e abbiamo disputato una bellissima partita, soprattutto in difesa con Pedro dietro. Niente, non si fanno tanti festeggiamenti. Già pensiamo al prossimo sabato a Epan e ci aspetta una partita veramente dura. È un campionato lungo e ogni partita bisogna entrare così, con questa grinta, e poi possiamo raccogliere tanti punti. Low profile quello di Sporcic, che sa bene di, insomma, sedere su una panchina importante come quella del Bolzano, e al tempo stesso è perfettamente conscio del fatto che questo Bolzano non ha gli stessi valori tecnici degli anni passati. A proposito di valori tecnici, ne parlavamo proprio in apertura di trasmissione, chapeau, complimenti alla Raimon Sassari, che ha superato il Dudelange nel doppio confronto europeo. Abbiamo ospite in questo appuntamento il tecnico della formazione sarda, Pippo Kocuca, che salutiamo, ringraziamo, rivolgiamo ancora i complimenti per il brillante risultato ottenuto in competizione europea. Ciao mister. Ciao, saluto a tutti, grazie per i complimenti. Allora, è andata? Insomma, dopo il primo match si è giocato, ricordiamo, a Sassari, sia partita andata e ritorno, primo incontro sconfitta di misura e poi, insomma, abbastanza sul velluto nella seconda gara, quella di sabato. Avete un po' preso le misure? Sì, prima partita non abbiamo disputato in modo migliore, eravamo troppo contatti e contratti, non siamo usciti a esprimere quello che volevamo. Sicuramente anche il fatto di che è successo che una moglie del nostro secondo allenatore è deceduta ci ha causato un po', ci ha contratti un po' e siamo stati un po' spenti quella partita, devo dire onestamente. E colgo l'occasione di dare un grande abbraccio a Gege e sua famiglia, mi scuso che mi permetto di dire adesso questo. E niente, dai, seconda partita invece abbiamo disputato molto meglio, molto tranquilli, e il risultato si è visto. Ciao Pippo, buonasera. Ciao Matteo. Ecco, le due partite hanno mostrato, anche per i motivi che tu ci dicevi, due squadre diverse. La seconda partita è stata però quella di una squadra veramente precisa, compatta, l'ha detto anche Mbaye, poi il capitano ha detto abbiamo veramente fatto e visto in campo quello che, su cui avevamo lavorato in queste settimane di preparazione e di lavoro al Pala Santoro. Allora ti chiedo a che percentuale è il Sassari che vorrebbe Kocuca, in vista anche, no, di un campionato che deve necessariamente vedervi tra protagonisti. Sicuramente il nostro, diciamo, prima cosa a quale teniamo è Coppa Italia e campionato. Europa, quello che viene e verrà, e sicuramente siamo orgogliosi di partecipare a Coppa Europea, senz'altro. Percentualmente, secondo me, siamo già messi bene, però è ancora troppo presto. È ancora troppo presto, abbiamo disputato una in campionato, due partite Coppa, però erano venerdì e sabato, perciò c'è ancora tanto da lavorare. Siamo una squadra nuova, nuovissima, con un tecnico nuovo, con 6 giocatori nuovi, anche società, diciamo, è una tra più nuove in Serie A, perciò noi abbiamo ancora tanto da lavorare, siamo sul giusto punto,
però devo dire onestamente che non siamo, secondo me, neanche 50-60% al margine di quello che mi aspetto io. Ecco, il campionato però non attende, perché gli impegni si susseguono, giusto lavorare, però intanto gli impegni cominciano a diventare anche abbastanza frequenti, oltre che di livello alto. Intanto, prima di parlare di campionato, perché insomma vi attende, manco a farlo apposta, proprio nel prossimo fine settimana una sfida molto interessante, chiudendo la parentesi europea, abbiamo ascoltato, no, il capitano, la bandiera della formazione sarda, Baie, che ha così commentato il superamento del turno. Devo essere sincero, le emozioni vanno di pari passo con l'impegno e con il lavoro che abbiamo fatto per poter raggiungere questo risultato, perché nel momento in cui si vede che il lavoro fatto e tutte le cose che abbiamo preparato in settimana si sono realizzate, è stato veramente bello, perché tutta la fatica è stata fondamentalmente ripagata dal risultato, ed è stato veramente bello. Per la prima volta da quando si è formato il nuovo gruppo si è visto che abbiamo proprio lavorato di squadra, compatti, abbiamo fatto esattamente tutte le cose preparate ed è stato veramente fantastico. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, perché abbiamo veramente dimostrato di essere un gruppo unito. Questo penso che sia solo un inizio e speriamo di continuare così. Allora, Baie, l'abbiamo ascoltato, belle parole anche all'indirizzo del team, ma la parentesi europea, se possibile, l'avventura europea, se possibile, diventa ancora più interessante. Decisamente però. Sì, perché c'è ovviamente il secondo turno da giocare. Sassari scenderà in campo ad ottobre, come anche il Conversano. Per la verità, le due squadre italiane si ritroveranno. Il Sassari trova i norvegesi del Nærbø, una squadra difficile da affrontare, una squadra che per ora ha vinto le sue prime tre partite nel massimo campionato norvegese, dunque un sorteggio non semplicissimo, Pippo, ecco. Però è chiaro che poi quando si gioca in Coppa più si va avanti e più le avversarie sono di livello alto. Sicuramente non semplicissimo, sappiamo chi sono norvegesi, come giocano. Io ho visto una partita che devo dire che è una squadra veramente tosta. Come l'hai detto, 3 su 3 hanno vinto quest'anno, non sarà facile, però è sempre una spinta che può dare alla squadra per il campionato, che non giochi ogni anno Coppa Europea, e comunque affrontare una squadra, diciamo, sulla carta più forte per noi solo è un onore, no? Ed anche, non abbiamo niente da perdere. Ed anche, visto che ritorni spesso sull'argomento, Pippo, credo che sia anche un test utile per poi riproporre in campionato, che è il vostro obiettivo principale, tutta quell'esperienza che sicuramente si accumula solo partecipando ad una competizione europea. E a proposito di campionato, sabato c'è il Bressanone, è già big match, perché Bressanone e Sassari sono considerati, con Conversano e Fasano, probabilmente le squadre meglio attrezzate, almeno quelle che hanno lavorato meglio durante l'estate. Sicuramente è un derby, sicuramente un derby, come si hanno rifforzato Bressanone quest'anno, noi Conversano, che comunque è una certezza, devo dire. Non dimenticare, come l'avete detto, anche Bolzano, Trieste, Fasano, idem. E, diciamo, secondo me sono queste 6 squadre che lotteranno per i playoff. Dopo c'è sempre qualche sorpresa, perciò non mi esprimerei su prime 3-4, perché secondo me la lista è un attimo più lunga. Invece, tornando a Bressanone, è una partita per noi sicuramente in casa importante, però il campionato non inizia, non finisce qui, c'è ancora tanto da giocare. Bene, vogliamo completare il prossimo turno, Matteo, perché non c'è soltanto Sassari Bressanone, anche se ovviamente è la sfida di cartello della giornata. È il match clou, senza dubbio. Vediamo in grafica le partite che ci attendono nel prossimo fine settimana, in modo particolare, oltre a quella tra Sassari e Bressanone, occhio anche a Trieste Junior Fasano, è la partita del Palachiarbola. Conversano affronta il Cassano Magnago, qui tanti ex, remake di finale di Supercoppa, anche questa è una bella partita. Secchia Rubiera Team Network Albatro, anche questa è una gara che per motivi diversi, per la bassa classifica, può iniziare a dare segnali interessanti. Carpi Alperia Merano e Spareppan Bolzano Derby d'Alto Adige. Bene, grazie Pippo, grazie per essere stato in nostra compagnia, bocca al lupo soprattutto per la prosecuzione dell'avventura europea. Capiremo se poi queste
sfide si giocheranno in Sardegna, entrambe in Sardegna, entrambe in Norvegia, oppure in maniera classica con andata e ritorno. Questo lo capiremo nei prossimi giorni. Tu hai una preferenza? Immagino di sì. Ovvio che ho preferenza, sarei molto contento che giochiamo tutte e due a Sassari, però vada come vada, sono io già, devo dire, velocissimo, stracontento di ragazzi quello che hanno fatto venerdì e sabato scorso, e questo è solo un regalo per tutti noi insieme a società, perché ripeto di nuovo, ultimi 10 anni solo due squadre sono uscite per superare turno in Europa e noi siamo terze e siamo orgogliosi di essere qui. Grazie Pippo, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, mister. Crepi, grazie. Allora, ciao Matteo. Visto che stiamo ragionando di competizioni internazionali, c'è una chicca, no Matteo? Non dico niente, vediamo il provo e poi ne parliamo. Enter the arena. It's showtime for champions. The game made to inspire. Legends will rise. Crowned champions of Europe. It's the show where every second counts. Le gare della Champions League in diretta su Eleven Sports. Abbiamo iniziato già in questa settimana con la sfida tra i campioni di Germania del Kiel e i norvegesi dell'Elverum. La settimana prossima, mercoledì 18:45, super partita tra il Vesprem e i detentori del titolo del Barcellona. La Champions League è ripartita, insomma è un piacere godersela insieme. Eleven Sports sempre più, insomma, punto di riferimento per la pallamano nazionale ed internazionale. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi di nuovo in studio. Social della FIGH, Federazione Italiana Gioco Handball, Serie A femminile, Serie A Beretta, Matteo, dove non possiamo dare un verdetto definitivo sulla giornata perché c'è una partita che è in attesa di omologazione, peraltro anche la partita più attesa della giornata, quella tra Cassa Rurale Pontinia e Iomi Salerno. Per il resto, sorpresa Casalgrande al primo posto. Indubbiamente sì, perché al primo posto abbiamo tre squadre, abbiamo Bressanone, abbiamo Mestrino, quello potevamo forse aspettarcelo, anche se Mestrino ha faticato oltremodo nella gara contro il Cassano Magnago, è servito un gol a 6 secondi dalla fine di Pugliese per vincere la partita, e poi c'è Casalgrande che ha fatto 2-2 e che è tornata in Serie A Beretta nel migliore dei modi, è tornata nel migliore dei modi anche Ilenia Furlanetto, perché in una partita sola ne ha messe dentro 17 e insomma mica male, vediamo. Sono passate appena due giornate. Parlare di vetta della classifica è a dir poco prematuro, è vero, ma il trio di testa della Serie A Beretta femminile è alquanto inusuale. Se il Brixen Südtirol non sorprende, 2-2 per le altoatesine, accanto a Prosser e compagne fanno capolino una neopromossa, la Casalgrande Padana e la Maidoma Ali Best Espresso Mestrino. Frutto tutto questo di quanto accaduto in un secondo turno che ha riservato ben due pareggi. Uno nel big match tra Cassa Rurale Pontini e Iomi Salerno, l'altro meno atteso in una pirotecnica sfida tra AC Lifestyle Erice e Cellini Padova. A salvare le campane un gol in caduta di Lucilla Stettler sulla sirena, decisivo per il 31-31 finale. Ad onor del vero la partita non sembra essere finita al 60esimo. È di questi giorni la notizia del ricorso presentato dalle campane per un presunto errore tecnico, con Pontinia rimasta in 7 giocatrici nonostante un'inferiorità numerica sancita dalla coppia arbitrale. Insomma, tutto sospeso. Si fermano sul pari e qui non sembrano esserci strascichi ulteriori anche
Eric e Padova. Inizio di campionato da cercare in rosso, quello delle Venete che dopo aver messo in difficoltà Pontina strappano ora un punto prezioso in casa delle siciliane. Occhio al prossimo turno dove sarà derby padovano con Mestrino che a sua volta scampa un altro possibile pareggio e gioisce contro Cassano Magnago. Le gialloverdi di casa alla Palalissaro passano con un gol di Carlotta Pugliese a 6 secondi dal termine, decisivo per il 21-20. Festival del gol alla Palacheope, dove la casa il Grande Padana, che sabato prossimo farà visita a Salerno, resta a punteggio pieno e in barba lo status di neopromossa, costringe allo stop l'Ariosto Ferrara nell'atteso derby d'Emilia della seconda giornata. Da segnalare le 17 reti di capitan Ilenia Furlanetto, da subito protagonista anche quest'anno sui campi della Serie A Beretta. Sarà una fine settimana da ricordare per il mezzo corona. Le trentine battono 28-25 le guerriere Malo e conquistano la loro prima e storica vittoria nel massimo campionato. A completare la giornata il secondo balzo in avanti messo in fila dal Brixen su Tirol autoritario nel 36-25 refilato alleno in Alto Adige. Sarà sicuramente un weekend da ricordare e da scrivere negli annali per il mezzo corona, no? Perché ha ottenuto contro il Mallo la sua prima vittoria in Serie A. Sì, prima vittoria, tra l'altro giocando una gran partita perché è sempre stata avanti contro una squadra comunque che ha già giocato la Serie A Beretta, una squadra con individualità anche importanti. Una squadra poi importanti, di tante giovani, tantissimo, di grande talento, assolutamente. Sì, sì, che però sono abituate evidentemente a portare il peso delle responsabilità, perché l'anno scorso le abbiamo viste, credo a Chieti abbiano soggiornato per un mese consecutivamente perché hanno giocato le finals di A2, poi hanno giocato l'Under 20, poi hanno giocato l'Under 17, quindi sono giocatrici abituate. Ragazze alle quali credo, immagino, abbia fatto benissimo poi insomma l'esperienza internazionale accumulata nelle diverse rappresentative azzurre, l'Under 17 e l'Under 19. Comunque un progetto tecnico da seguire con grande interesse, quello del mezzo corona, così come quello del Cellini Padova, che sta proseguendo, se vogliamo, no Matteo, sull'onda lunga dell'ottimo finale di stagione. È vero che quel finale di stagione non garantì al Padova la salvezza, poi ritrovata grazie insomma al ripescaggio, però già nella seconda parte della stagione con Sadi sulla panchina Padova ha dimostrato insomma segnali incoraggianti di crescita, il talento c'è. Beh, non a caso abbiamo citato due squadre, sia Mezzocorona sia Cellini Padova, che a livello giovanile lavorano tanto, lavorano bene, che sono sempre ai vertici nelle finals delle varie categorie giovanili, e quelle giovani stanno arrivando in prima squadra anche quasi in maniera un po' prematura tra virgolette, no? Però con la loro incoscienza e il loro brio Padova sta strappando veramente buone prestazioni. È tutto il lavoro svolto negli anni passati dai club, credo che negli anni a venire darà sicuramente i suoi frutti, perché stiamo già da due stagioni ormai assistendo ad un progressivo upgrade del campionato di Serie A femminile, frutto e merito soprattutto delle tante giovani che stanno arrivando da dietro, insomma saldando un po' quello che era un gap generazionale. Parlavamo di squadra giovane è sicuramente il Cassano Magnago, che dopo insomma la sconfitta anche abbastanza netta subita in casa contro Casalgrande ha reso durissima la vita al Mestrino, che è una squadra invece diciamo già consolidata. È servita un'invenzione di fatto nei secondi finali sia di Lucarini che di Pugliese per vincere la partita per Mestrino, e Cassano Magnago invece riparte da Salvatore Onelli, il nuovo allenatore che ha preso in mano la squadra quest'anno, e dai buoni segnali visti proprio al Palalissaro. Ascoltiamo le interviste. Sì, in realtà ci credevamo dall'inizio, noi l'abbiamo preparata bene, l'abbiamo messa in difficoltà soprattutto nella nostra fase difensiva. E sapevamo che la partita poteva essere andare su questo genere, insomma. E alla fine insomma, l'esperienza del Mestrino rispetto alla nostra si è fatta un po' valere, perché poi quando manca un minuto dalla fine e sei pari ci vuole un po' di sangue freddo, un po' di astuzia, cosa che Lucarini magari ha avuto nel finale e noi non abbiamo avuto in qualche momento prima. Effettivamente cerchiamo anche di entrare nelle prime otto per entrare nei finali di Coppa Italia. Abbiamo un girone difficile all'andata, dove abbiamo le big, le prime quattro le abbiamo in casa, e mentre gli scontri diretti li abbiamo fuori, quindi è un po' complicato, però ci proviamo, le ragazze adesso sanno cosa possiamo fare anche fuori casa, e prenderemo fiducia di partita in partita e possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Beh, è una sensazione fantastica, perché ovviamente è la palla della vittoria. È una palla che scotta, però girarsi e vedere le ragazze che erano felicissime è stata l'emozione più forte, penso. Adesso avete una settimana davanti per preparare il derby in casa del Cellini.
Penso che dovremmo cercare di allenarci più sull'attacco e sulla collaborazione tra le compagne, su una scalata che penso sia fondamentale per ottenere risultati migliori di questi. Pivot protagonisti proprio nei secondi finali, no Matteo? Carlotta Pugliese, vedevamo prima anche il gol bellissimo anche di Stettler. Gran gol. Pivot protagonisti proprio sul filo della sirena, quindi ancora più determinati. Diamo uno sguardo alla classifica al prossimo turno in modo da chiarirci un po' le idee a proposito della Serie A Beretta. Beh, la classifica inevitabilmente è molto molto corta, quello che vediamo in grafica invece è il prossimo turno con mezzo corona AC Lifestyle Erice che aprirà la giornata insieme a Guerriere Malo Cassa Rurale Pontina, sono le due gare delle 18, a seguire Salerno contro Casa del Grande Padana, Cassano Magnago Bressanone, Leno Ariosto Ferrara, a chiudere il programma alle 20 c'è Cellini Padova contro Mestrino, derby di Padova. Molto gara, molto, sì, gara molto interessante quella tra Padova e Mestino. Bene, è tutto. Tutto per questo appuntamento con Handball Mania. Grazie a Matteo Aldamonte. Grazie. Abbiamo avuto ospite quest'oggi Pippo Cocuzza, il tecnico della Raimon Sassari. Ringraziamento a Sabrina adesso in coordinamento. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.